L'appuntamento è per sabato 6 maggio alle ore 21 al Cinemastra. Proietteremo quindi Il panino di Gesù, che è la storia di Sara Matteucci, raccontata da chi l'ha vissuta, quindi in prima persona dai genitori e da tutti quelli che le sono stati intorno e ritengono di aver avuto dei benefici da Sara. Sara è una bambina che nasce a Padiglione di Tavuglia. E a 3 anni e mezzo si ammala di un male incurabile e a 7 anni e mezzo, sì, a 7 anni e mezzo finisce la sua esistenza. Sara, nel brevissimo periodo della sua vita, si è caratterizzata per l'amore che ha profuso intorno a sé, prima di tutto fra i genitori, e per l'amore che ha profuso in direzione di Gesù, dal quale non vedeva l'ora di andare, scusandosi anche con la madre se, perché dice: "Mamma, tu ti offendi se io preferisco andare dalla Madonnina e di non stare con te, non è che non ti voglio bene", sai? Insomma, ecco, tutti i racconti sono caratterizzati e tutte le testimonianze sono caratterizzate da questo amore per la bambina. Perché il panino di Gesù? Perché Sara, durante tutta la sua brevissima esistenza, non vedeva l'ora di fare la comunione, che lei chiamava il panino di Gesù.